Nel fine settimana e fino ai primi di marzo è previsto un drastico calo delle temperature ed intense nevicate sino a bassa quota. Su gran parte dell'Europa, sotto forma di venti molto freddi di Buran, il vento gelido proveniente dalla Siberia, capace di far crollare la colonnina del termometro anche di 10 gradi in meno di 24 ore. Situazione eccezionale e di notevole portata per durata e intensità, con temperature sotto zero per diversi giorni. Anche l'Italia sarà interessata da questo vortice depressionario che sta causando deboli nevicate su tutta la dorsale appenninica, dai 200 ai 500 metri. Da ieri sera il nostro entroterra è già stato sbiancato da spruzzate di neve che hanno continuato anche durante tutta la mattinata di oggi, soprattutto nella Carpegna, come ci mostrano le immagini inviate dai nostri reporter di strada. Incominciando ad inoltrarci nell'immediato entroterra da Fano, arriviamo a Isola del Piano, a poco più di 100 metri sul livello del mare, ma già qui sul parabrezza dell'auto si incomincia a vedere acqua stretta a neve. Poi bastano solo 10 minuti di auto in direzione Monte Guiduccio che il paesaggio cambia radicalmente. A Scotaneto sembra di essere a 1000 metri. Siamo a Scotaneto sulla strada provinciale 58 insieme agli uomini della provincia che stanno monitorizzando questo crinale. Come mai c'è così diversità tra insomma in pochi chilometri? Perché abbiamo delle temperature che girano vicino allo zero, no? E come scendi un po', innalzando già di un grado è acqua, mentre sali e diventa subito neve. Ci sono delle problematiche, no, diverse già come si sale di 100 metri di altitudine, e quindi se uno non va sul posto non ci si rende conto, non sembra vero che in fondo non c'è niente e quassù, no, sali 5 minuti di auto e già tutto bianco, no? Come vedete è già ora che i mezzi sono già allertati e quindi stiamo aspettando un attimino l'evolversi della cosa, perché comunque le previsioni non credo che siano rose. Siamo saliti invece a poco più di 400 metri sul livello del mare ed è questa la quota alla quale da ieri sta nevicando, come appunto il borgo di Monte Guiduccio, dove grazie ai mezzi allertati dalla provincia le strade sono già battute da potenti spazzaneve. E con l'auto della provincia siamo arrivati fino a Monte Guiduccio, vedete l'atmosfera è ovattata, c'è silenzio, c'è questa leggera foschia e naturalmente questo è il clima che si respira quando fa un po' di neve. Adesso l'atmosfera sta aumentando la sua temperatura, siamo sopra allo zero termico, un grado e mezzo, quindi insomma l'acqua è mista a neve, però insomma i mezzi già sono passati sulle strade provinciali per pulire e rendere così per l'ora di pranzo il rientro a casa più agevole. Allora insomma ve la state cavando bene? No, ancora questa però per la zona nostra questa è una stupidaggine. Andate con un filo di gas. Sì. Siete attrezzati, gomme da neve. L'ho visto. Sì, le gomme da neve per forza. Qui sono già passati a fare un passaggio. Adesso devo tornare indietro. Lasciamo al loro lavoro gli uomini della provincia per il monitoraggio del crinale, coordinati dal direttore generale Domenicucci e dal direttore del servizio Bartoli, che ringraziamo per averci scortato in questi luoghi. Le nevicate, anche a tratti intense, continueranno sulle Cesane, dove la protezione civile nelle prime ore del pomeriggio di oggi ha diramato un'allerta meteo. Terranno così impegnati i responsabili della provincia sino a tarda sera per monitorare l'evoluzione del meteo.